Benvenuti al mercatino giapponese. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, Shokari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti al mercatino giapponese. Siamo tornati qui al mercatino giapponese dopo un po' di tempo effettivamente. Perché? Perché hanno ripreso queste giornate qui al mercatino giapponese all'ippodromo a Roma. Quindi ci stanno anche i cosplayer, come potete vedere qua dietro e anche di là dall'altra parte. Quindi ora gli vado un po' a rompepaglia, a fargli qualche domanda un po' così, diciamo, e quindi iniziamo subitissimo, ma non prima che, ragazzi, lo sapete già, lo fate tutte le volte, non prima che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutto il corso che dovete fare sempre. Dai, che mondo, ma vedete, ha fatto qualche domanda ai cosplayer. Chi sei tu? Io, cioè, mi conoscono come Gappi, a.k.a. di One Piece. Di Jojo, io sono ignorantone, questo ma pare un po' quello di One Piece. Ragazzi, scrivete nei commenti se pare un po' quello di One Piece. E quindi che personaggio è tu e perché l'hai scelto? Allora, viene un attimo di tempo per vai. Allora, viene dall'ottava stagione di Bizarre Avventure di Jojo. A me personalmente piace un sacco il personaggio. Come posso dire, uno sviluppo molto particolare durante tutta la parte. Ma è un marinaio, che ti vedo visto così, è un marinaio. Praticamente, per non fare troppi spoiler, non sarei un marinaio, però parte di me lo è. Non dico molto perché... Ma è un immigrato, ragazzi, è un clandestino. Senti, e quindi hai scelto questo personaggio perché un po' te rappresenta. Un po' mi rappresenta, sì. Oltre perché io e la mia ragazza, qua... Sta nascosta, si vergogna. Ci siamo conosciuti apposta. Ci piacevano entrambi questi sulla personaggi. Sulla nave, vi siete conosciuti. Sulla nave, esattamente. Sulla nave. Senti, quanto hai speso per fare tutto sto coso, sto cosplay? Quanto hai speso? Io niente, perché me l'ha regalato lei. Ah, ecco. E quanto ha speso lei, allora? Quanto hai speso? 70 euro. Intorno ai 70 euro da AliExpress. Mick Costume. Mick, raga, famoso, l'ho sentito altre volte, il Mick Costume. Raga, voi se avete qualche cosplay che avete comprato anche voi da Mick Costume, scrivetelo qua sotto nei commenti. Senti, il tuo personaggio c'ha qualche mossa particolare? Giorgio è pieno di mosse di esatto, solito. C'ha molte mosse. Fagli vedere. Allora, che è sta cosa? Bolle di la sapone. La mia abilità si basa sulle bolle di sapone. Ah, ecco, lui fa le bolle di sapone e il nemico cade a terra. La zicata, sì, bravo. Fai la bolla? No. Com'è? Oh! Raga, siamo con... Quindi Deadpool, ragazzi, si chiama Salvato. Deadpool. Perché hai scelto questo personaggio? Deadpool. Perché è lo stesso... mi fa accorto che è lo stesso carattere. Tu e Deadpool avete lo stesso carattere, quindi pure tu fai che ama a taglia gente. No, vabbè, quello no. Quello, poco ci manca. Quanto hai speso per questo posto? Quanto ci hai messo? Allora, me lo sono fatto fare da una carta dall'America su misura. Fin dall'America sei andato. E praticamente questo è il costume spoiler del terzo film che ancora devo fare. Ah, quindi spoiler del terzo film. Tu come fai a sapere che c'è un po'? Ho visto dall'America. Ho visto dietro le quinte che giravano Ryan Reynolds e Hugh Jackman e lui Deadpool aveva questo film. Ovvio questa, quindi raga, stiamo parlando con uno spoiler vivente, stiamo parlando. Quindi, e qui da solo stai fatto da solo hai fatto sto costrutto. Sì, me lo sono fatto fare da. Poi ci hai messo anche tu le mani, sì, sopra. Mi sono fatto da solo le spade. Fa vedere le spade. Ambedi, c'è sta pure l'unicornuto, c'è sta pure l'unicornuto. Senti, fagli una mossa a questi qua. Come facciamo? Ciao. Esattamente. Allora, siamo con... Tu chi sei? Con come pare, zitti. Cosa gli dici? Eutau. Tu invece sei? Sara. Sara Eutau. Ok. Perché hai scelto questo personaggio? Perché è emozionante. La parola è emozionante, sì.
perché per un personaggio? Perché mi rispecchia mia parte, da dove viene? Da Genshin Impact, perché non va più di moda ma sto bastone che fa sul bastone, sì. È una lancia, l'hai fatta tu, l'hai fatta da cinese, la da AliExpress, tutta la piazza. Alia grande, AliExpress, grande, prima o poi ci è la con cosplay classica, quindi hai fatto tutto tu, ci hai messo le mani, è un mix, un po' di AliExpress, un po' ci hai messo le mani, diciamo. Quanto l'hai pagato? 75, ci sta. Raga, non va più di moda che il Impact, devo dire, pochi cosplay del Genshin Impact. Cioè, innanzitutto, perché c'è questo personaggio? Perché mi piace Ember e potevo fare quelle cose che avevo in casa, infatti è abbastanza... fatto mano, questo l'ho fatto io. Vabbè raga, scrivete nei commenti che voto gli date da 1 a 10 a all'ora. E invece perché c'è questo personaggio? Il personaggio è tipo top sex symbol. Quindi bocca modestia, diciamo. Soprattutto modesto perché lo sto facendo io, quindi mi dico top sex symbol. Dai, top sex. Via, via. È sexissimo, diciamo, è sexissimo. E quanto l'avete pagati? Io la modica cifra, sempre modesta, di 200 euro. Poco, devo dire. Invece? Io come lui, ma con un zero in meno. Con uno zero. Perché ripeto, cosa costi, quindi. Ma tra i due, ragazzi, dovete dire la verità. Tra i due, chi è il più forte? Qual è il più forte tra i due? Forse Alberto ci prova, ma con chi qual è il più forte tra i due? Vediamo se riesce. Personaggio? Perché il mio preferito è perché non sono italiano, quindi perfetto. Non sei italiano, eh? Perché io sì. Sempre italiano è il mio che mi sta. Ah, e vabbè. Io perché fanno italiano, c'è sta. Invece sei italiano. Ah, ecco, vedi. E perché c'è questo personaggio? Ti rispecchi tantissimo, ma soprattutto, ragazzi, quanto avete speso? Da? Dillo, da dove è dato? Ah, niente! Oh, primo belli, ci farà una sponsorizzazione, che dici? Già famo a parlare. Speriamo. Mi danno il cappello gratis. Dai, che è il cappello gratis. Lui invece se l'è fatto fare o se l'è comprato? No, l'ha comprato. L'hai comprato, ha pure cosa su AliExpress. Sì. E quando hai pagato? Tu invece? Tutto quanto sei pagato. A te è andata meglio di voi. Stavo guardando io, non hai cercato, non so bene. Vedi, sei fermato subito. E quindi ragazzi, molto bravo, ci ha messo mano voi al vostro posto, come vi è arrivato, lo siete messo? Invece, è perfetto già così, diciamo, è perfetto. Che voto? Per voto? Che voto vi dai da 1 a 10?
perché c'è il cappello. E tu invece? Io ai 9 solo perché non ha cappello. Perché non ha cercato abbastanza, ragazzi. Voi invece scrivete qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Mi raccomando, non fate gli stronzi, tenete conto che gli manca il cappello. Chi, allora, innanzitutto presentatevi, chi siete voi, raga? Tu sei? Lando. Ma? Lando dei fantasmi di noi. Hanno fatto lo scambio, hanno fatto. Se divertono così, se divertono. Se divertono così. Tu invece sei? Lui è Luffy, raga, lui è Luffy, Luffy versione così scialla, diciamo. Tu invece sei? Io Pegasus versione cercata, versione cercata, versione cercata. Ha fatto le chiede di Gadeno. Che cosa? E tu invece sei? Versione civile, versione da spesa, raga, ma quanto avete speso per i vostri cosplay? 5 euro da Milano. Questo 10 euro in tutti 10 euro, raga, oggi andiamo a ribasso. 10 euro tutte e due. Tu invece? Non mi ricordo, solo la parrucca, non mi ricordo. Meno di 10 euro, più di 10 euro. 15 euro. 20. E famo 30, allora. Vabbè, dai, tu, 30. Tu invece quanto hai speso per sto cosplay? 5 euro, di casa. Dillo. Oggi andiamo tutte in basso, tutte in basso. 40 euro. 40 euro. Tu invece quanto hai speso per sto cosplay? Una ventina, raga. I vincitori hanno vinto. Io ho speso la canotta 3 euro dal cinese. I pantaloni in altre 2 euro dal mercatino dell'usato. E la parrucca l'ho piata così dagli ultimi scarti che avevo, insomma. 5 euro io, raga, hanno vinto loro a ribasso. Quella ha speso 1000 euro, ha speso. Vabbè, ragazzi, quindi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e tutti quanti vi salutiamo con 1, 2, 3, Shakari!